Ciao ragazzi e bentornati ad un nuovo capitolo di Trucchi Segreti in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Come sempre un saluto da Link ed ovviamente da Patinox. Oggi ragazzi vi voglio insegnare dove si possono trovare i tre scettri più potenti del gioco, i quali vengono ovviamente droppati dagli Shamanix. Che succede che nella mappa di Hyrule ci sono tre Shamanix, che uno è lo Shamanix delle meteore, uno è delle bufere e uno è folgorante, i quali sono sparsi per le varie regioni di Hyrule. Bene, c'è un punto della mappa dove si possono trovare tutti e tre insieme, per poterli craftare e ovviamente che ci lasciano i loro scettri più potenti, che sono, che adesso vi mostrerò, che uno è questo, che in italiano ovviamente si chiama la bacchetta delle meteore, questa sarebbe la bacchetta folgorante e la bacchetta delle bufere. Come vedete hanno tutti e tre 10 di attacco, perché se incontrate gli altri normali sparsi per Hyrule, la maggior parte hanno tutti 5 come danno, e questi no, invece hanno più danno, ovviamente. D'accordo? E c'è un punto, come vi stavo dicendo, in Hyrule dove troverete tutti e tre insieme, senza star andandole a cercare dalle altre parti. Quindi adesso vi mostrerò la mappa dove mi trovo io. Come vedete io mi trovo in questo settore qua, d'accordo? E qui ovviamente, a parte ovviamente un sacrario, qui alla difesa del sacrario ci sarà lo Shamanix folgorante, il quale, come vi ho detto, vi lascerà la bacchetta folgorante. Qua ci sarà lo Shamanix delle meteore, il quale vi lascerà la bacchetta delle meteore. E qua troverete lo Shamanix delle bufere, il quale vi lascerà la bacchetta delle bufere. Adesso vi mostrerò, io ormai purtroppo li ho già belle sconfitti, dovrei aspettare che torni la luna rossa per far sì che appaiano di nuovo, però adesso vi mostro le loro armi. Va, equipaggiala ed ecco, no, dove sei? Torna qui, ecco l'arma. Questo è la bacchetta delle meteore, come potete vedere, e potete ben vedere che lancerà tre palle di fuoco. Guardate, vedete? Sembra molto stilo Super Mario quando mangia. Quando prende il fiore e si trasforma in Mario Fuoco. Poi ci abbiamo la bacchetta folgorante. Adesso equipaggiamo. Eccola qua. E anche questa lancia, se non mi sbaglio, tre palle elettrica, tre sfere, perché detto palle, qualcuno potrebbe intendere un'altra cosa. Ok, e dopo adesso vi mostrerò l'ultima, che è la bacchetta delle bufere. Eccola qui, anche molto carina, io la vedo. E questa non lancia delle sfere, questa bensì fa un raggio d'azione per congelare, come vedrete, molto ampio. E niente, questo è tutto ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia servito, e ci vediamo in un prossimo video. Come sempre non vi dimenticate di lasciare un bel like, un commento, se avete bisogno di aiuto commentate, io vedrò di rispondervi con un commento diretto, o se fare un video sul vostro aiuto. E se non vi siete iscritti nel canale, iscrivetevi. Vi manda un arrivederci Link ed ovviamente Patinox.
al prossimo video. Adios.